Gianni Colacione, qui siamo in compagnia dell'assessore Barca, assessore alla cultura. Come le sembra che sta andando questa, diciamo, inaugurazione? Beh, molto bene, insomma, speriamo che vada molto bene, ma ne sono sicura. Assessore alla cultura a Roma, penso che sia uno sinceramente dei più importanti. Qualche iniziativa ulteriore per, diciamo, o per ampliare questa zona o per riproporre questo esperimento altrove? Beh, diciamo che quello che stiamo facendo stasera io spero che poi rimanga il segno di quello che cercheremo di fare anche nei prossimi anni per le politiche culturali della città, cioè ripartire da una rivalutazione del passato e quindi anche di quello che abbiamo, che è il nostro patrimonio principale, che è la cultura, ma lavorare nella direzione di valorizzarlo, per cui portare un vero segno di cambiamento nel senso della possibilità di valorizzare questo contesto e renderlo maggiormente fruibile, vivibile, soprattutto aperto. Ecco, quello che noi vorremmo è una città aperta a tutti i cittadini. No, e come sappiamo, diciamo, cosa c'è di meglio della cultura per aprire le porte? La cultura come strumento proprio di apertura, di inclusione sociale, di integrazione. Sì, perfetto. Un'ultima cosa, è rimasta una battuta purtroppo abbastanza nota, quella che con la cultura non si mangia. Allora, a Roma ci stanno, in altri paesi dicono che potrebbe vivere soltanto di turismo. Per, diciamo, coordinare questo aspetto delle entrate, del profitto che può fare appunto questo enorme patrimonio culturale con il rispetto e la tutela di questi monumenti, cosa si può fare? Io credo che una volta che noi crediamo veramente nel bene che abbiamo, io credo che nel momento in cui il pubblico crede davvero nel bene che abbiamo, le risorse arrivano, arriveranno, credo, privati, cioè il mondo internazionale, gli investitori, e ci aiuteranno insieme a valorizzare questo patrimonio che io credo avrà un grosso impatto economico sulla città e quindi sarà un investimento che porterà un grande ritorno. Ne sono convinta. Grazie all'assessore Barca.